che oggi è una giornata davvero importante. La Juventus e anche il Torino, due grandi società, si riappropriano delle proprie icone. Sul corso che oggi intitoliamo a Gaetano Cirea è stato intitolato dalla nascita dello Stadio delle Alpi al Grande Torino, che è stata una grandissima squadra, un grandissimo esempio di sport, l'unica altra squadra assieme alla Juventus a vincere 5 scudetti consecutivi. E il fatto che oggi Cirea torni a casa e il Grande Torino si riavvicini allo Stadio del Torino è sicuramente un segno importante in cui ognuno può vivere e godere dei propri simboli. Gaetano è stato sicuramente un esempio trasversale. A me piace immaginare come nella sua trasversalità, come siamo già riusciti, e questo è il terzo tassello che lui mette vicino a casa sua. Abbiamo la sua silhouette all'interno dello stadio e la stessa curva che a lui intitolata. Quindi è un personaggio che ha abbracciato simbolicamente tutte le persone dello stadio, tutti gli juventini e tutti gli avversari. Gaetano è stato sicuramente un campione assoluto, il nostro capitano che è passato dal campo alla panchina con la sola Juventus come comun denominatore. Un comune denominatore che oggi vede la sua continuità in Riccardo e Mariella, sia come valori umani che per il loro impegno nella Juventus. Gaetano ha vinto tutto, è stato un grandissimo campione, è stato in cima al mondo con la Juventus e con la nazionale, ma a noi oggi manca l'uovo. Grazie.